a tutti e benvenuti. In questa lezione di storia parliamo di una realtà che ebbe una grande importanza durante l'Alto Medioevo, ossia quella della Curtis. Allora, innanzitutto diamo una collocazione temporale a questa espressione Alto Medioevo. È quel periodo di tempo che si colloca fra la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e all'incirca l'anno 1000. La caduta dell'Impero Romano d'Occidente avviene nel 476 d.C. con la deposizione di Romolo Augustolo. Quindi si intende per Alto Medioevo questo periodo storico, quindi questo insieme di secoli che vanno dalla fine del V secolo all'incirca l'anno 1000. Chiaramente si tratta sempre di classificazioni che devono essere prese con una certa cautela, ecco, però indicativamente questo arco di tempo, mentre il basso medioevo è quello che va all'incirca dall'anno 1000 fino all'inizio dell'età moderna, che sempre per convenzione si colloca con la scoperta dell'America o a seconda, insomma, del punto di vista degli storici con il Rinascimento. Ecco, quindi come dicevo prima, una realtà che ha una grande importanza in quest'epoca è quella della curtis. Si tratta di un termine latino, il plurale è curtes, che indica un possedimento terriero in genere di grande estensione. Alcune curtes sono proprio enormi, estese per migliaia di ettari, altre sono di medio-piccole dimensioni, ma in genere appunto sono piuttosto estese. E questi possedimenti terrieri sono di proprietà di un unico signore. Quindi il proprietario della curtis è uno solo, può essere il re, un nobile o anche un ecclesiastico. E i contadini che lavorano la terra della curtis vivono in una condizione molto diversa da quella dei contadini liberi invece che coltivano delle terre proprie e che in genere sono terre poco estese. Ossia, i contadini che lavorano nelle curtis sono i cosiddetti servi della gleba. Il termine gleba, anch'esso di origine latina, indica la terra, la zolla di terra per l'esattezza. Quindi il servo della gleba era il servo della zolla, legato alla terra in modo molto stretto e legato anche al signore, anche e soprattutto al signore che la possedeva. Quindi era come se il contadino fosse una parte stessa della curtis. Perciò, pur non essendo schiavo, in quanto la schiavitù nel Medioevo non esisteva più, anche perché l'avvento del cristianesimo ha portato appunto l'abolizione della schiavitù, di fatto però il contadino viveva ancora in una posizione fortemente subordinata rispetto al padrone ed era quasi un oggetto di proprietà del signore, tanto che se il proprietario decideva di vendere i terreni di sua proprietà, anche i servi che erano legati a quei territori passavano insieme alla terra al servizio di un nuovo padrone. Al proprio interno la curtis era articolata in due grandi parti, la pars dominica e la pars massaricia. La pars dominica, ossia parte del Signore, era quella che comprendeva le terre che erano coltivate sotto la direzione del Signore, cioè il Signore non coltivava le terre in prima persona, le faceva coltivare, diciamo da dei contadini scelti. E in questa parte, che era naturalmente la più bella di tutta la curtis, c'era la residenza del signore, c'erano i laboratori per la costruzione e la riparazione degli strumenti e degli oggetti. In genere si trattava di una parte collocata su un'altura, in modo da poter dominare tutto il territorio circostante, nel quale viceversa si estendevano i piccoli villaggi dei contadini. La pars massaricia era appunto la parte invece delle terre affidate ai servi della gleba, che era a sua volta suddivisa in porzioni. Queste porzioni erano chiamate mansi. Ogni manso era un piccolo appezzamento di terreno che aveva al centro la casa dei servi della gleba e diciamo che l'estensione del manso, anche dei vari mansi, anche questa era variabile, ed era pensata in modo che ciascuno di questi potesse essere sufficiente al sostentamento di una famiglia di contadini. Ecco, una cosa importante è quella che oltre ai campi coltivati, all'interno della curtis vi erano anche dei boschi che erano molto importanti sia per il pascolo degli animali, sia perché vi si raccoglievano la legna, all'epoca indispensabile per il riscaldamento, ma anche per la costruzione di edifici.
si raccoglievano anche i prodotti del sottobosco, i funghi, le bacche, e il signore poteva dedicarsi in questi territori alla caccia. Il mondo della Curtis è un mondo particolare. Allora, innanzitutto, i rapporti che c'erano tra il signore e i servi della gleba erano molto stretti. I servi dovevano naturalmente accontentare le richieste del signore, il quale a sua volta però offriva loro, ad esempio, la possibilità di rifugiarsi nella residenza, in caso di pericolo. La residenza del signore era un edificio naturalmente più confortevole e decisamente più sicuro rispetto alle abitazioni dei contadini, in quanto si trattava, di una struttura fortificata che con il tempo diventerà un vero e proprio castello. L'altra caratteristica importante della Curtis è che al suo interno abbiamo un'economia, di sussistenza e, un tipo di economia chiusa. Allora, vediamo queste due espressioni che cosa significano. Economia di sussistenza significa che, la produzione ha come scopo la semplice sopravvivenza della popolazione, quindi le condizioni di vita, di lavoro e appunto le condizioni produttive in generale all'interno della Curtis sono tali per cui non è possibile un arricchimento, che avrebbe avuto luogo ad esempio da un avanzo, da una sovrapproduzione da poter vendere all'esterno, ma semplicemente il sostentamento degli abitanti della Curtis. Questo aspetto è strettissimamente legato al discorso dell'economia chiusa, quindi gli scambi commerciali sono rari se non del tutto assenti, proprio perché tutto quello che serve viene prodotto all'interno della Curtis e fondamentalmente non avanza nulla da poter commerciare con l'esterno. Quindi è un piccolo microcosmo autosufficiente. Gli ostacoli al commercio in questo periodo sono dovuti a diversi fattori, in primis appunto la scarsa redditività della produzione, perché nell'alto medioevo le tecniche agricole sono piuttosto arretrate. Avremo una notevole evoluzione da questo punto di vista dopo l'anno 1000. Quindi il primo fattore è quello che non ci sono avanzi da poter commerciare. Secondariamente, le condizioni delle strade sono in quest'epoca pessime, quindi le strade sono spesso proprio infestate dai briganti, quindi è molto pericoloso spostarsi e non è conveniente farlo se anche solo c'è un piccolo avanzo di produzione. Poi, un altro aspetto da tenere presente è quello dei tributi, ossia delle tasse che i vari signori locali imponevano per consentire il passaggio delle merci sul loro territorio. Quindi ogni Curtis, abbiamo detto prima, aveva un signore e uscire da una Curtis voleva dire in qualche modo invadere il territorio altrui, quindi invadere il territorio di un'altra Curtis e quindi andare incontro appunto ad una possibile tassazione, oltre che ai pericoli dovuti appunto dai briganti. C'era scarsa circolazione di denaro, questa era insieme la causa e la conseguenza di questo stato di cose, quindi sostanzialmente per poter effettuare una qualche primitiva forma di commercio l'unico mezzo era il baratto, chiaramente con tutti i problemi derivati, collegati allo spostamento delle merci, al deperimento dei generi alimentari, eccetera. Quindi chiaramente il baratto è molto meno comodo rispetto al commercio effettuato con la moneta. E l'ultimo aspetto che scoraggiava il commercio in quest'epoca era il fatto che in una Curtis alla fine si producevano comunque dei prodotti anche molto diversi tra di loro, quindi il vino, l'olio, gli ortaggi, i cereali. Chiaramente non dobbiamo pensare ad una varietà di prodotti come quella odierna, quindi oggi in uno scaffale di un supermercato troviamo veramente di tutto. All'epoca la popolazione, anche quella benestante, era abituata veramente ad una moderazione nei costumi, nell'uso anche dei generi alimentari, insomma, che oggi noi facciamo anche fatica ad immaginare. E quindi, insomma, sia perché la popolazione era abituata ad accontentarsi di molte meno cose, sia perché tutto sommato la produttività in quel piccolo universo che era la Curtis era già piuttosto diversificata, non era alla fine necessario andare a cercare molto al di fuori.
Ecco, chiaramente la condizione di vita dei servi della gleba era comunque molto dura, molto difficile. Questo perché dovevano comunque lavorare sia la terra a loro assegnata nei mansi che gestivano appunto in prima persona per il sostentamento della propria famiglia, sia la parte di terra del padrone, quindi nella pars massariccia. Quindi dovevano fornire al padrone le cosiddette corvée, cioè delle giornate gratuite di lavoro, e anche pagare delle tasse per l'utilizzo del forno, del mulino, per raccogliere la legna, per sposarsi. Quindi la vita dei contadini era sorvegliata molto da vicino dalla presenza del signore che interferiva un po' in tutte le fasi della loro vita, anche privata. Ecco, sicuramente un aspetto di crisi per la Curtis potevano essere i periodi di carestia, quindi quando capitava che da un punto di vista climatico si verificavano degli eventi avversi, questo chiaramente aveva immediatamente ripercussione sulla coltivazione. E poteva capitare che i contadini patissero proprio la fame, soprattutto d'inverno. Le abitazioni dei contadini erano delle abitazioni semplici, in genere l'interno era composto da una o due stanze solamente. Nella Curtis sono presenti anche delle botteghe che servono a produrre e a conservare i beni e i prodotti artigianali necessari alla vita in questa piccola realtà. E con questo abbiamo concluso il nostro sguardo d'insieme sulla Curtis. Spero che abbiate trovato utile questa lezione e vi invito a seguire di volta in volta le attività sul canale. Arrivederci e alla prossima!